Bentrovati. Continuiamo con la nostra serie di video tutorial su Arduino. In questo video parleremo del sensore di temperatura e umidità. Iniziamo! Colleghiamo il cavetto rosso tra il pin positivo del sensore e l'ingresso da 5 V di Arduino. Poi colleghiamo il cavetto verde tra l'ingresso digitale di Arduino e l'uscita digitale del sensore. Infine colleghiamo il cavetto blu tra il ground del sensore e il ground di Arduino. Prima di tutto includiamo la libreria di HT11 per gestire il nostro sensore di temperatura ed umidità. Poi dichiariamo una costante che rappresenta il valore del pin dove verrà collegato il sensore. Inizializziamo un oggetto di tipo DHT11. Nel setup andiamo a inizializzare la velocità di trasmissione a 9600 baud e scriviamo sul monitor seriale umidità temperatura. Nel corpo principale del programma inizializziamo la lettura del sensore su DHT11 pin, che è il pin numero 4 dell'Arduino. Poi andiamo a stampare sul monitor seriale il valore di umidità seguito dal valore di temperatura. Inseriamo l'istruzione di delay per leggere il valore ogni secondo. Apriamo il monitor seriale. Come possiamo vedere, vengono letti i valori di umidità e temperatura. Avvicinando il sensore a una fonte di calore, possiamo notare che la temperatura aumenta. Con questo è tutto, alla prossima!